pensare appunto come all'inversione degli aspetti proprio di questi cantautori del passato che si ritrovano tutti insieme in paradiso e si divertono a fare la serata a tributo a quei poveri sfigati che ancora sono in vita. E sicché che ne so, mi immagino un Tenco che si suona un Porco Diaz, un Lucio Dalla che si fa un Agosto di Perturbazione, così. Tre brani di André, e li ho provati insomma tutta settimana scorsa, eccetera, per quello che sono particolarmente depressa. Non perché De André mi deprima, perché fondamentalmente insomma arriva dritto al cuore, sviscera l'essere umano e le parti più crude e dure dell'essere umano. E quindi sì, devo ammettere che è stata una settimana intensa, e anche il concerto per me è stato altrettanto intenso. Scordate le avrai. Amore parlo di me, dei miei 10 anni, il periodo in cui insomma, tutta l'infanzia mi hanno cresciuta davvero a pane De André, e quindi io magari non capivo esattamente che cosa volesse dire, perché poi ogni frase è una metafora, ogni frase ha un legame con comunque un contesto sociale, politico, magari spesso ben preciso, no? Però credo che certe cose, ci sono delle formule, come se fossero formule magiche le parole, che arrivano anche al bambino. E che comunque creano un immaginario talmente potente che anche se non sai esattamente che cosa ti vuol dire, in ogni caso ti colpisce a fondo. Perduto il novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, io non t'ho amato mai, amore. Davvero credo che sia qualcosa di oltre, la musica di De André. Poesia. Masti che sputa da una parte il miele, masti che sputa dall'altra la cera, masti che sputa. Siamo molti musicisti, suoniamo quasi tutti con un setup acustico. O minimo, ognuno di noi farà 3 pezzi di Fabrizio, di André. Sono molto ovviamente contento di essere qui, sia per le persone che mi accompagnano in questa avventura, poi perché il Chiarro Ponte è sempre un posto fighissimo ed è molto importante che ci sia in una città come Milano adesso. Difficile nel momento in cui ti trovi ad affrontarli, a capire che li dovrai suonare e a capire come approcciarli, perché poi in realtà scegliere pezzi che a ognuno di noi piacciono di De André è la cosa più facile del mondo. Parlavo prima anche con gli altri ragazzi che sono stasera, il momento poi diventa difficile, interessante anche quando si ha in mano il pezzo e con una certa reverenza si cerca di capire come renderlo al meglio. Basti che sputa,
Grazie. In realtà è davvero difficile scegliere tre brani di De André, soprattutto per qualcuno che come noi lo ascolta e lo ascolta così tanto. Però ecco, a quel punto bisogna cercare di trovare qualcosa che ci colpisce a livello empatico ancora prima appunto che per l'ammirazione che ovviamente sia io sia Silvia abbiamo per lui. Credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai in vano. Un modello che non bisogna imitare, perché primo perché non ci sarà mai un nuovo De André e secondo perché De André stesso nella sua unicità è un invito, in questo sì, un modello a ricercare la propria unicità. Entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni. Stiamo ancora cercando di far scendere De André, perché ha sempre un impatto forte. È in una notte senza luna, ruba le stelle. Parte, adesso forse non tutti, però almeno di noi fa parte proprio da sempre, credo, dei nostri ascolti, anche da bambine ti ascolti De André, che si ascolta quello. Poi farlo è diverso, ha testi sempre molto complessi, profondi, lunghi, con melodie talvolta con una base melodica che può essere sempre la stessa, ma come la interpretava lui... Infatti lui faceva sembrare tutto semplicissimo. Sì. Sto cazzo. Un po' di pezzi, diciamo quali suoi un attimino, tra virgolette, più americani. Si tagliassero a pezzetti. Sulla cattiva strada. Sulla cattiva strada con De Gregori. E poi abbiamo un altro invece della sua prima parte di carriera, che è Inverno. Bellissima, Inverno, che canzone. È stato un compito abbastanza arduo perché insomma De André è De André, noi siamo noi. E quindi non è stato molto facile, quindi abbiamo cercato di fare qualcosa di insolito, quindi mettendo un po' dell'elettronica e stravolgendo un attimino quelli che sono i canoni cantatorali che distinguono De André. Noi si voleva fare ovviamente qualcosa che rispecchiasse anche sia il nostro stile classico, sia provare comunque sia a rinnovare un po' De André, perché effettivamente i tributi a De André ce ne sono stati, stravolgi lo stravolgi comunque, quindi tanto vale fargli proprio una violenza repentina, ecco. Sul portone,
bisognerebbe chiedere anche ad Andrea e poi Romo, perché sinceramente sai. E se viene male lo faccio per Andrea, insomma, per non metterlo in imbarazzo, perché di Andrea stasera senz'altro è lui, perché abbiamo la possibilità di conoscerlo, di riconoscerlo, di scoprirlo. Io credo che più o meno tutti quelli della nostra generazione lo posseggano di Andrea, ma lo streptococco, no? Ce l'abbiamo tutti, poi nei momenti di debolezza ti viene fuori, no? Una candida, una vaginite. Questo brano è dedicato, e lo dico con una certa serietà, a tutti coloro che muoiono in ambito lavorativo, a tutte le donne che muoiono in casa e a tutti coloro che spiantano dentro le galere, che bene se crepano, tanto ce ne troppi, perché dice Berlusconi gli era uno bugiardo, no, quello ha detto era un uomo del fare, infatti ne ha fatte tante. E allora queste persone alle quali dedico il pezzo ora dormono su una collina. Dove se n'è andato Elmar, che di febbre si lasciò morire? Dove Herman, bruciato in miniera? Dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa, l'altro che è uscito... Così io, ascoltandolo, suonandolo, mi sono accorto che ce l'avevo dentro di me, quello che cantava, che da piccolo... era la macchina del babbo piuttosto che una trasformazione di una festa comandata in foto. Poi era diventato qualcosa di un po' retorico, qualcosa che esulava dalla mia ricerca personale. E adesso invece mi accorgo che sono io in un certo senso. E infatti mi sono commosso a risuonare i suoi pezzi. E quindi questa serata per me è stato un ottimo pretesto per avvicinarmi a quest'autore che è sempre o sottovalutato o sopravvalutato come tanti grandi autori. La vita avrebbe ancora giocato, lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino, ma un pensiero, non al denaro, non all'amore né al cielo. Lui sì, sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate, mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?